coronavirus, altri 3 decessi. Non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Guardalfiera. Antonio Antenucci aveva 85 anni. Morte anche due donne, una 80enne di Santa Croce di Maiano e una 98enne di Montagano. Infine, più guariti, 73 che positivi, 60. Da quasi poveri a poveri, la pandemia sta influendo fortemente sull'indigenza di tanti italiani e di tanti molisani. Sono quasi 2 milioni le famiglie che non arrivano alla metà del mese. Le richieste d'aiuto, dice Dante Leva, presidente Auser Molise, sono triplicate. Mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il Covid-19, il nucleo antisofisticazione dei carabinieri irrompe in una struttura della provincia di Isea. Prende a bastonate lo zio per futili motivi, 35enne di Santa Croce di Maiano, denunciato dai carabinieri. Il 60enne parente finisce al pronto soccorso. Luminarie in stile misteri a Campobasso, in piazza Municipio, angolo selfie con il diavolo e la donzella. Soddisfazione espressa dall'assessore Paola Felice. Infine allo sport, il calcio. La Serie D riparte il 13 dicembre, dunque slitta di una settimana la ripartenza. Al vaglio nuovo protocollo con tamponi 48-72 ore prima di scendere in campo. Basket, a dicembre la Magnolia punta ad un cambio di passo. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura c'è il coronavirus, ci sono altre tre vittime, non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Guardalfiera, Antonio Antenucci, aveva 85 anni, sono morte anche due donne, una 80enne di Santa Croce di Maiano ed una 98enne di Montagano. Infine più guariti, 73 che positivi, 60, tutti i particolari nel servizio di apertura. Ex segretario comunale, ex sindaco Antonio Antenucci a Guardalfiera era un'istituzione. È la prima vittima del Covid della nostra comunità, scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook del comune. Un uomo di cultura, continua il sindaco, e di grandi valori. Aveva 85 anni. Se n'è andato stanotte, poche ore dopo il ricovero nel reparto malattie infettive, dove era finito insieme ad altre 4 persone. Non ce l'hanno fatta anche due donne, una 80enne di Santa Croce di Maiano, che si trovava in malattie infettive, e una 98enne di Montagano, ricoverata in rianimazione. Il totale delle vittime sale così a 123, 71 in provincia di Campobasso. Ieri invece il decesso di una donna di 67 anni di Termoli, anche lei si trovava in malattie infettive. La buona notizia dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale riguarda i guariti, 73, a fronte di 60 nuovi positivi su 655 tamponi processati. 13 casi a Campobasso, 6 a Termoli, 5 a Trivento, 3 a Isernia, Boiano, Larino, San Martino in Pensilis, 2 casi a Ferrazzano, Pietracatella, Porto Cannone e Venafro, un caso a Baranello, Carovilli, Casa Calenda, Colle d'Anchise, Fornelli, Guardalfiera, Guglionesi, Lucito, Montaquila, Pettoranello, Salcito, San Giuliano del Sagno, San Polo Matese, Vinchiaturo. Positivi anche un cittadino di Cetraro, in provincia di Cosenza, e uno di San Marco La Catola, nel Foggiano, con il tasso di positività che scende al 9,16%. 76 le persone attualmente ricoverate nel reparto Covid del Cardarelli di Campobasso, 13 in terapia intensiva, 63 in malattie infettive. 2.763 i casi attualmente positivi, 2.634 gli asintomatici a domicilio, 85.853 i tamponi processati dall'inizio della pandemia. Da quasi poveri a poveri, la pandemia sta influendo in maniera molto forte sulla indigenza di molti italiani, di molti molisani. Sono quasi 2 milioni le famiglie che non arrivano alla metà del mese. Le richieste d'aiuto, dice Dante Leva, presidente dell'Auser Molise, si sono triplicate. Sentite. I quasi poveri stanno per diventare poveri. Quasi 2 milioni di famiglie, secondo l'Istat, sono giusto sopra la linea standard che separa chi può permettersi spese per una vita dignitosa e chi no.
erano lì fino a qualche mese fa, andavano avanti grazie a lavori saltuari, ma ora rischiano di sprofondare perché il Covid-19 ha aumentato le distanze tra chi ha e chi non ha e non sa come sbarcare il lunario. A rischio ci sono anche tanti under 18, in tutto sarebbero oltre 5 milioni gli italiani che starebbero per rimboccare il tunnel della povertà. Tra questi tanti molisani che, come conferma Dante Leva, presidente Auser Molise, non arrivano a metà mese. Il problema si è accentuato ancora di più con questo Covid-19. Ci sono famiglie che non arrivano alla metà del mese. C'è la povertà assoluta, quella che è sempre esistita, ma ci si aggiunge alla povertà assoluta la povertà relativa. Significa che chi, pur avendo un reddito, non riesce a portare avanti la famiglia. Quindi a metà del mese già ho consumato tutte quelle che sono le risorse da lavoro. E quindi noi come Hauser, tramite il Banco Alimentare che ci fornisce le derrate alimentari, in base al reddito della famiglia che ci dichiarano con l'ISEE, distribuiamo le derrate alimentari. Segnale evidente di ciò che sta succedendo e succederà è rappresentato dagli interventi forniti dalle associazioni di volontariato. La Caritas parla di interventi raddoppiati, per l'Hauser invece le richieste di aiuto sono quasi triplicate. Si è quasi triplicata la richiesta rispetto al periodo precedente. La pandemia ha creato ancora ulteriori problemi, mancanza di lavoro chiaramente, disoccupazione, giovani che non riescono a trovare alcun tipo di lavoro e quindi le famiglie sono cadute ancora di più in povertà. Mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il Covid-19 e omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche sono alcune delle irregolarità riscontrate dai NAS che nell'ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi private e convenzionati e altre strutture operanti nel commercio e nell'erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche. Le irregolarità in 67 centri, contestate 94 violazioni penali ed amministrative, individuato anche in provincia di Isernia un centro diagnostico in cui si effettuavano prelievi e test rapidi per il rilevamento della positività al Covid-19 all'interno di locali privi di autorizzazione e dei minimi requisiti strutturali ed organizzativi. Ed è di ieri il decreto del commissario ad acta Angelo Giustini sul recupero delle liste d'attesa dopo il blocco causato dal Covid. Sono oltre 11.000, pensate, le prestazioni da effettuare fra visite, esami e interventi. Ospite di fuoco incrociato, in trasmissione in replica alle ore 16, il presidente della quarta commissione Gianluca Cefaratti ha proposto di coinvolgere i privati. Da sola, ha detto, la sanità pubblica non ce la farà. Sentite. 10.000, così come attestato oggi dal commissario, 10.000 prestazioni specialistiche e diagnostiche da recuperare e 1.100 interventi, non credo sia semplicissimo recuperarli nel giro di qualche settimana o di qualche mese. Certo ci vuole un impegno comune, un impegno probabilmente che passa anche attraverso accordi, e guardi, non vorrei che si possa pensare a chissà quali accordi strani, accordi anche con le strutture private che in questo momento devono dare un sostegno reale anche alla medicina pubblica, perché a mio giudizio 10.000 prestazioni da recuperare, specialistiche diagnostiche, 1.100 interventi, con la strutturazione che abbiamo adesso della sanità pubblica sarà difficilmente ipotizzabile recuperare. Ed ora andiamo ad Isernia, ieri abbiamo parlato delle famiglie che sono preoccupate per la ripresa della didattica in presenza. Ebbene, oggi vi proponiamo le rassicurazioni del preside della San Giovanni Bosco, Giuseppe
Posillico, che dice giusto riprendere la didattica in presenza, faremo il possibile per tenere il Covid lontano dalla scuola. Il servizio è curato per noi da Nicola De Santis. La didattica a distanza non è scuola, è un palliativo che attenua i sintomi ma non guarisce la patologia. Ormai da marzo le lezioni in presenza procedono a singhiozzo con grave, gravissimo nocumento per la didattica. Il rischio è che le lacune che si stanno creando in questo periodo non saranno più colmate nel corso dell'iter scolastico. Davanti al computer i bambini si stancano facilmente, si deconcentrano, seguono le lezioni a fatica. Ci sono poi problemi legati alla connessione in alcune zone, alla vetustà dei computer in alcune famiglie. Ed i genitori spesso vivono la DAD come un incubo perché sono costretti a restare a casa per seguire i figli, oppure devono portarli con loro al lavoro, esponendo i bambini a rischi di gran lunga superiori rispetto ad un'aula scolastica. La riapertura delle scuole a Isernia è stata pertanto salutata con sollievo da molte famiglie ed anche dagli addetti ai lavori. Allora, personalmente ho fatto il giro in tutte le classi del mio istituto, c'è una massiccia presenza da parte degli alunni. Chiaramente qualcuno è ancora fermo ai box in virtù purtroppo del contagio, però insomma siamo soddisfatti, fermo restando tutte le difficoltà legate a questa pandemia, non sta a me insomma dirlo in questo momento, e tutte quelle che sono le come dire, preoccupazioni che da un punto di vista proprio sociale sono legate al Covid. Però i ragazzi sono contenti all'interno delle aule, stanno facendo la didattica in presenza in maniera serena con i loro docenti. Chiaro è che è una situazione emergenziale che continuerà ad esserci. Il mio vuole essere un invito generale, insomma, nei confronti di tutti alla massima collaborazione sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, perché riusciremo a superare questa fase emergenziale solo se ognuno nel proprio ruolo farà attenzione a rispettare quelle che sono le regole che il Ministero ci ha impartito. Alcuni genitori però sono preoccupati per l'aspetto sanitario. Hanno scritto una lettera al sindaco d'Apollonio chiedendo spiegazioni sulla riapertura delle scuole. Il preside Posillico ha tentato di tranquillizzare le famiglie assicurando il massimo impegno per tentare di tenere il Covid quanto più lontano possibile dalla San Giovanni Bosco. Diciamo che sotto alcuni aspetti si legittima anche quella che è una forte preoccupazione da parte delle famiglie. Noi come scuola abbiamo posto in essere tutte quelle che erano le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei loro figli. E quindi ribadisco, il mio è un invito alla tranquillità laddove insomma è possibile, e a svolgere ognuno il proprio ruolo nel migliore dei modi, perché solo così potremmo uscire da questa situazione emergenziale. C'è preoccupazione, ma non solo nel mondo della scuola, è in generale questa preoccupazione, per cui bisogna, ribadisco, cercare di portare in essere nella quotidianità delle singole azioni ogni forma di collaborazione e soprattutto di azione che rispetti il protocollo. Solo così ne possiamo uscire. Orgoglioso di essere a Campobasso, così il nuovo comandante della Polizia Municipale, il sindaco Gravina lo ha presentato questa mattina, si tratta di Luigi Greco, e Gravina in conferenza stampa ha anche parlato della nuova organizzazione della macrostruttura dirigenziale, tutti i particolari nel servizio. Ha già visitato la città. Luigi Greco, nuovo comandante della Polizia Municipale, ha già toccato con mano le criticità di Campobasso. Stamattina la presentazione ufficiale. Essere qui è motivo di grande orgoglio. C'è tanto da fare. Le sue prime parole. Ci sono un po' di problemi, ma come diceva il sindaco, la figura del vigile, diciamo, non è soltanto quella del sanzionare, è quella anche di fare sicuramente una buona prevenzione con il dialogo, con cercare di riscoprire come dire, un rapporto con l'utenza. Però è ovvio che alla fase di prevenzione poi deve necessariamente seguire anche quella repressiva. Credo che insomma, la città di Campobasso non abbia grandi problemi, però ecco, qualcosa l'ho notato a livello di norme magari
che vengono disattese, alcune criticità ci sono, cercheremo di impegnarci anche in quella direzione. Greco si insedia in un momento delicatissimo, in piena pandemia, e per questo uno dei messaggi lo rivolge alla popolazione del capoluogo di regione. È sicuramente fondamentale continuare a osservare quelle che sono le norme, il distanziamento, l'uso della mascherina, la sanificazione delle mani, e soprattutto quello che è importante è che soprattutto i giovani percepiscano che in questo momento di emergenza, come diceva lei, è davvero fondamentale non abbassare la guardia. Greco, classe 1968, arriva da Barletta ed è di fatto già in servizio. Nelle prossime ore incontrerà il personale della Polizia Municipale, avrà un colloquio con il questore di Campobasso e andrà a colmare un vuoto che si trascinava da diversi anni. Durante l'incontro con i giornalisti, il sindaco Roberto Gravina, che ha speso parole al miele per l'avvocato Iacovelli, predecessore di Greco, ha illustrato il nuovo organico della macrostruttura che, ha spiegato, non penalizza nessuno e vuole massimizzare le professionalità di ognuno. Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale, anche perché è un settore strategico. Quando poi si pensa alla polizia locale, ricordiamoci sempre che non è soltanto la viabilità, è anche l'ambiente, è anche il commercio, è anche il controllo, è anche un'attività coadiuvata insieme alle forze dell'ordine per appunto l'ordine pubblico. Quindi è un giorno importante che poi ha visto una riassegnazione delle funzioni a tutti i dirigenti del Comune di Campobasso, in attesa che anche il dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica prenda servizio, atteso che la procedura di mobilità si è già conclusa e quindi siamo in attesa soltanto del nulla osta per il subingresso. Al segretario generale Vincenzo Benassai, la segreteria generale e il settore servizi demografici e generali. A Nicola Sardella è stata affidata la direzione dell'area risorse con i settori programmazione, risorse umane, risorse economiche, finanziarie e tributarie. A Vincenzo De Marco la direzione dell'area servizi alla persona con politiche sociali e giovanili, politiche culturali, dello sport, del turismo e della pubblica istruzione e del settore delle attività economiche e produttive. A Matteo Iacovelli spetterà l'area avvocatura, gare, contratti ambiente, appalti e contratti e patrimonio e ambiente. Allora, la cronaca doveva essere una tranquilla giornata di lavoro, invece si è trasformata in una feroce lite tra nipote e zio, quest'ultimo finito al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli con diversi punti di sutura al capo. Tutto ha inizio quando il giovane 35enne si reca nei campi per prelevare un rimorchio di famiglia, ma al deposito nota che il mezzo agricolo è stato appena prelevato dallo zio che ne rivendicava l'uso. Il giovane a quel punto, armato di bastone, ha colpito in testa più volte lo zio sessantenne. Sul posto i carabinieri, che hanno prestato soccorso al malcapitato e chiamato il 118. Nelle immagini vedete il bastone che il ragazzo ha utilizzato, ragazzo che dopo è tornato nei campi come se nulla fosse accaduto. I militari lo hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi alla Procura della Repubblica di Larino. La vittima invece, dopo alcune ore trascorse in ospedale, è stato dimesso con oltre 20 giorni di prognosi ed un grave spavento. Raffaele Cotugno è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. Condivisione è la parola d'ordine del suo mandato. Lo ha intervistato Nicola De Santis. Raffaele Cotugno è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. Positive le sue impressioni a poche ore dal suo insediamento. Ma è stata una bella soddisfazione, ci siamo insediati da poco. I primi commenti a caldo è che ho trovato un ambiente molto disponibile da parte dei tecnici, l'amministrativo, e già ci stiamo adoperando per le prime, diciamo, impegni da fare. Ecco. Tra le priorità del suo mandato la manutenzione lungo il torrente Rava, le cui condizioni spesso in un recente passato hanno creato apprensione non solo tra i cittadini venafrani. Già ho dato mandato ai tecnici, soprattutto il settore per la pulizia del Rava, di adoperarsi il più presto, perché il Rava, come ho scritto pure sui giornali, è qualcosa da tenere molto sotto osservazione. Ecco.
Raffaele Cotugno, nel ringraziare tutti coloro che gli hanno concesso fiducia, ha indicato quali saranno le priorità del suo mandato. Ci sono delle grandi progettualità in essere, non sto qui a dirvi perché sono progetti di un certo rilievo, però vi posso garantire che sul piatto della bilancia ci sono grandi cose in essere. Ecco. Alla stampa Cotugno ha voluto ricordare l'importanza del consorzio di bonifica per la piana di Venafro, non solo per gli agricoltori. Allora, la piana di Venafro deve ringraziare il consorzio di bonifica perché, come ben sapete, facciamo agricoltura e quindi grazie al consorzio abbiamo un'irrigazione che ci invidiano tutti e sotto gli occhi di tutti come sono ben messi i campi nella piana di Venafro. Questo è il primo obiettivo, cioè noi viviamo di agricoltura, quindi lei può immaginare, io ho un'azienda agricola, l'acqua è la priorità su tutto, poi ci sono i canali di reggimentazione, la pulizia, questo e quant'altro, insomma, ecco. Raffaele Cotugno ha assicurato che riserverà la massima attenzione agli agricoltori che guardano con rinnovata speranza al suo quinquennio di presidenza. Posso garantire che è iniziata l'era degli agricoltori, perché questo avete capito che abbiamo scritto una pagina di storia dopo 50-60 anni di storia e un agricoltore che sta alla guida del consorzio di bonifica. Quindi per quanto riguarda agricoltura possiamo stare ben tranquilli. Ecco. Sulle elezioni al consorzio di bonifica pesa il ricorso della Coldiretti. Cotugno sembra prediligere la via del dialogo per risolvere il contenzioso. Ma se avete ben letto i giornali, io ho scritto che sono socio da 40 anni in Coldiretti, quindi non l'ho approfondita, però sono un socio Coldiretti, faccio agricoltura con la Coldiretti, continuo a dialogare giornalmente, non vedo che ci dovrebbero essere dei problemi. Ecco. Condivisione è la parola d'ordine del quinquennio di presidenza Cotugno. Senz'altro è... Con questo ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, gli amici, anche le organizzazioni di categoria che si sono adoperate per questo e quindi poi pian piano, lei mi deve capire, siamo alla prima settimana di insediamento, quindi con calma faremo tutto. Ecco. Ed ora a Campobasso dove ci sono luminarie con il diavolo e la donzella, la felice scoperta questa mattina, ne abbiamo parlato con l'assessore Paola Felice. Assessore, i personaggi dei misteri in piazza quest'anno, è un segnale bello per la popolazione. Sì, siamo molto affezionati ai misteri e quest'anno purtroppo orfani della sfilata abbiamo voluto, così come sempre nei nostri cartelloni, avere simbolicamente qualcosa che ci riportasse alla nostra tradizione più bella. Proviamo quest'anno a immaginare le luminarie in una maniera nuova, quindi Campobasso, la città dei misteri, è una cornice selfie che dà la possibilità poi di veicolare attraverso le foto la città di Campobasso con l'hashtag Campobasso. Promozione per il comandante dei carabinieri della compagnia di Termoli, il capitano Alessandro Vergine, originario di Galatina in provincia di Lecce, è stato promosso maggiore dell'arma dei carabinieri, l'ufficiale che è alla guida della compagnia di Termoli dallo scorso 18 settembre, quale successore del tenente colonnello Fabio Ficucello, nel frattempo trasferito al comando del reparto operativo di Trani, serve la benemerita da oltre 21 anni, tutti trascorsi nell'ambito dell'arma territoriale in zone particolarmente sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica tra Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. In bocca al lupo dunque ad Alessandro Vergine, ed in occasione della promozione sono pervenuti all'ufficiale i fervidi auguri per il meritato riconoscimento da parte del colonnello Emanuele Gaeta, che avete visto nella precedente immagine proprio insieme a Vergine Gaeta, comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, nonché da tutti i militari della provincia di Campobasso. E due importanti novità riguardano l'ordine dei giornalisti del Molise. Intanto ha avviato
le procedure legali per denunciare i siti pirata al fine di contrastare l'esercizio abusivo della professione. Ha poi deliberato la registrazione della testata autonoma dell'ordine stesso. Finalmente, dopo 16 anni, il commento dei vertici dell'ordine, in particolare del presidente Vincenzo Cimino, avremo un giornale con tanti altri ordini, anche di altre categorie professionali, più servizi, più tutele, maggiore apertura dell'ente ai suoi iscritti, che finalmente hanno uno strumento tutto loro e non devono chiedere il permesso a nessuno per esercitare la professione e comunicare all'esterno. Il sindaco di Castelmauro, Flavio Boccardo, a margine del Consiglio Comunale, ha affermato che finalmente il progetto per il rilancio del territorio attraverso la realizzazione di un percorso pedonale ciclabile per collegare il fiume Biferno al Trigno, che vede come capofila il comune, e la prima zipline del Molise, finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo, il famoso CIS firmato dal Premier Conte, comincerà a prendere forma nei prossimi mesi con l'avvio dei lavori. Questo dunque l'importante annuncio del sindaco di Castelmauro, Flavio Boccardo. Ed in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli alunni della classe terza O dell'Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, guidati dalle docenti del vecchio De Silvio e Zarlenga, hanno realizzato un videomessaggio dal titolo "Mi chiamo Giulia". Guardate. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Ho 16 anni e a scuola ho conosciuto un ragazzo bellissimo che ho incrociato dall'ultimo e l'operaio che lavora fuori dalla scuola. Io sono un po' più alta di lui, però mi piace un sacco. Si chiama Roberto, ma tutti lo chiamano Robby. Ha cominciato a mandarmi messaggi e video che mi fanno morire da ridere. Siamo in chat di continuo, è troppo forte! Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Con Robby ci siamo fidanzati. Mamma mia quanto è bello! A dir la verità sono più bella io, me lo dicono tutte le mie amiche. Però il suo carattere introverso mi piace, il suo modo di fare. E amore? Non lo so, sono ancora troppo giovane, vedremo. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. A me Robby piace tanto e stare insieme a lui è figo, è molto divertente. Oddio, non è il tipo che ti regala fiori o altro, anzi, finora me lo regalino. Un pensiero per me. Quello no. Però è tenero. Una volta ha provato addirittura a dedicarmi una canzone scritta da lui. Non era per niente bella, né romantica, ma gli ho detto una bugia solo per farlo contento. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Ho dovuto dire a Robby la password del telefono. Dice che lo faceva per noi, per la fiducia. Ogni giorno controlla che non ci siano messaggi o chiamate altri ragazzi. Beh, è un bene però, è geloso. Vuol dire che ci tiene a me la nostra relazione. Non ho più amici. Adesso sceglie solo con chi vuole lui. Dice che i miei vecchi amici vogliono provarci con me. Ho paura di perdermi, che la sua sera possa finire. Ma è comprensibile. Dice che ci sposeremo. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Però la nostra storia è detto diversa, più bella. Cioè, non vuole tanto bene, però è sempre più geloso. Arriva un messaggio, prende il telefono e vuole sapere di chi è. Per carità, se geloso vuol dire che ci tiene, e a me fa anche piacere. Però che ne so, mi sembra tutto un po' eccessivo. Una volta, ridendo, gli ho detto che sto esagerando e lui mi ha tirato uno schiaffo, mi ha spinto facendomi cadere per terra. Non ho più riso, pure è stato il primo di una lunga serie di schiaffi. La mia bella storia di meraviglioso non aveva proprio niente. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Ho lasciato Robby 3 mesi e sono contenta. Mi sento di nuovo libera di uscire con le mie amiche, di ridere con chi voglio e di conoscere nuovi ragazzi. Insomma, di avere la spensieratezza dei miei anni. Mi chiamo Giulia e credo nell'amore. Un giorno mi trovo Robby sotto casa, mi prega di tornare insieme, dice che è cambiato. Gli dico di no, ormai non li credo più. Allora lui comincia a insultarmi pesantemente, dice che è diventato violento per colpa mia, solo per colpa mia, perché aveva perso la fiducia in me.
Diceva che non potevo andare in giro e fare quello che volevo. Non potevo. Ho provato a rispondergli, a difendermi. Non ricordo cosa è successo. Mi chiamo Giulia, ho 16 anni e li avrò per sempre, perché non ci sono più. Il mio ex ragazzo è impazzito e non ci ha visto più. Non è colpa mia, io non ho fatto niente. Io non l'ho provocato, io non l'ho istigato. Ho solo detto di no, che non volevo più tornare con lui. E lui non l'ha accettato. Non è colpa mia. Mi chiamo... nemmeno me lo ricordo più come mi chiamo. Mi chiamo Loredana. Mi chiamo Emanuela. Mi chiamo Donatella. Mi chiamo Giovanna. Mi chiamo Daniela. Mi chiamo Lavinia. Mi chiamo Marianna. Mi chiamo Martina. Mi chiamo Angela. Mi chiamo Benedetta. Mi chiamo Gemma. Mi chiamo Serena. Mi chiamo Daniela. Mi chiamo Asia. Mi chiamo Leila. E tutte insieme diciamo basta alla violenza sulle donne. Starving for your love, like I'm dying on the floor, and my heart is bleeding for everything you have done. Complimenti agli studenti del Brigida di Termoli. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di mercoledì 2 dicembre. Un vortice di bassa pressione giunge sulle regioni centro-settentrionali italiane, apportando piogge a tratti abbondanti sul Molise centro-occidentale, nuvolosità irregolare ma assenza di fenomeni degni di nota lungo la fascia adriatica, temperature in sensibile rialzo sotto l'afflusso di venti moderati di scirocco, mare da mosso a molto mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso, minima 5, massima 10 gradi, Isernia 6-11, Termoli 7-12, Venafro 7-13. È tutto per questa edizione, la nostra informazione torna alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante, ora linea alla regia, tra pochissimo c'è la pagina sportiva con il calcio di Serie D ed il basket di Serie A femminile, dunque a tra poco. Lo sport, il calcio, in apertura la Serie D, la ripresa del torneo slitta di una settimana dal 6 dicembre al 13 dicembre. Si lavora infatti sul nuovo protocollo che dovrebbe prevedere tamponi obbligatori 48-72 ore prima del match. Protocollo necessario per fare chiarezza e per avere delle regole certe e valide per tutti. Dunque le squadre, tutte le squadre, in particolare le molisane, le nostre tre molisane, avranno dunque tempo per poter lavorare sui prossimi impegni. Il Campobasso dovrà recuperare anche il match con l'Alba Longa che non si è disputato, ma anche sotto questo fronte non ci sono novità particolari, nessuna decisione è stata ancora presa, ci sarà dunque da attendere prima di vedere in campo le formazioni molisane e la D in generale. Lasciamo il calcio, parliamo di basket perché la Magnolia Campobasso si prepara verso un mese di dicembre che potrebbe essere una occasione per rilanciare il proprio cammino e per cambiare passo. Vediamo il perché nel prossimo servizio curato da Vincenzo Ciccone.
Si annuncia un dicembre intenso per la Molisana Magnolia Campobasso. Domenica, ospitando all'arena il San Martino di Lupari, il team di coach Mimmo Sabatelli si tufferà sull'ultimo mese del 2020 indubbiamente pieno, che dovrebbe portare, questo almeno l'auspicio dei tifosi addetti ai lavori in casa rossoblù, anche qualche possibile variazione sul tema. Per la sfida con le Venete dell'ex Ciavarella, coach Sabatelli dovrebbe non avere ancora a disposizione né Samantha Starello né Giuli Voita, che però potrebbero tornare effettivamente utile alla causa per il successivo match a Costa Masnaga ed essere pronti a dare il proprio supporto per il trittico di gare che concluderà la stagione, ossia, oltre alla trasferta in terra lombarda del 12 dicembre, il confronto interno con Ragusa del 20, ultimo match prima della sosta natalizia, con il ritorno sul parquet il 30 dicembre per la sfida in casa del Lucca, che andrà a chiudere il girone d'andata, in attesa di riscontri anche, su quella che sarà la data del recupero della sfida con la Dinamo Sassari, al momento ancora da definire. Sul fronte squadra, intanto, quest'oggi inizierà la settimana di allenamento per il gruppo, con lo staff medico che sta rimettendo in sesto un po' tutte le infortunate. L'unica situazione più a largo raggio è quella legata alla pivot belga Liskens. Poi per le rossoblù ci sarà la possibilità di schierarsi con quella che sarà l'originaria conformazione pensata quest'estate. Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.